Buon compleanno, Harley! Ti sei ricordata il mio compleanno? No, affatto. Ma mi ricordo quando c'è la torta. Shh! Nessuno deve sapere che è il mio compleanno. Capisco. Vieni nella mia camera. Da quando questa è la tua camera? Da quando ho detto a mamma che non voglio stare su una brandina. Senti, questa storia del compleanno deve rimanere tra te e me. Nessun problema, allungami un Jackson. Un cosa? 20 bigliettoni. Abuela li invia con una cartolina ad ogni compleanno. Dalli a me. Eviteresti di spennarmi questa volta? Potrebbe essere il tuo regalo di compleanno per me. È il compleanno di Harley! Io non faccio mai regali. Oggi è il tuo compleanno! Non ti pagherò, ormai hai parlato. Giorgi! Lascia perdere! Non posso credere di averlo dimenticato. L'hanno fatto tutti, è giusto così. Davvero? Allora ti piacerà il regalo che non ti ho preso. Ora ascolta. È essenziale che nessuno della famiglia se lo ricordi, ok? Non ti biasimo. L'ultima volta ho preso i pidocchi dalla corona. La sfortuna di compiere gli anni subito dopo Lui e Beast. Senti, se mamma e papà lo dimenticano, si sentiranno in colpa e io potrò chiedere il posto di Rachel in auto. Il posto migliore? Grande uso del senso di colpa. Nessuno deve scoprire che è il mio compleanno. Andiamo, Harley. Non appena uno di loro avrà un secondo per riflettere, il tuo piano andrà a monte. Ecco perché è importante che nessuno riesca ad avere un secondo per riflettere. Ora, mamma è la più difficile, ma buon compleanno a me, si sta tingendo i capelli. Sappiamo tutti come andrà. Innanzitutto sbaglierà. Poi piangerà per un po'. Poi mangerà un pacchetto di patatine. Poi piangerà ancora per aver mangiato le patatine. E poi andrà al negozio a comprare altra tinta. E le patatine. E rifarà tutto dall'inizio. E fidati se ti dico che uscirà a mezzanotte da questo loop bestiale. Loop bestiale? Forte! Lo userò anch'io. E poi... bel nome per una band. Mamma è a posto, papà è al lavoro. Ora dobbiamo tenere gli altri occupati. Beh, oggi non è il giorno del postino, ma Ernie ha davvero apprezzato il cioccolatino. Inoltre non è il giorno dei cioccolatini. E poi lui si chiama Rick. Ora puoi smetterla di arrovellarti, perché io so che giorno è. È la festa nazionale del 5. Era la scorsa settimana. Giusto. Intendevo la festa internazionale del 5. La cerimonia d'apertura è stata grande. Era tutto un... Davvero? Forte! Konnichiwa! Giorgi è a posto. Adesso tocca ai gemelli. Mi dispiace tanto per prima, ragazzi. Voi due siete i manichini da collaudo che cercavo. Non resterai delusa! Zucchero affilato! È l'unica cosa a cui riesco a pensare. Harley in mezzo, a Disney Channel.